We are a human! We are a human, not animals! Da oltre una settimana la Macedonia ha chiuso la frontiera meridionale con la Grecia, sbarrando ai migranti la via d'accesso all'Europa attraverso i Balcani. Ma gli arrivi di migranti intanto in Grecia continuano e la frontiera di Idomeni è al collasso. Il campo costruito per tenere 1500 migranti ad oggi ne ospita più di 10.000. What I feel so bad. I mean, the problem it's not for me, I am young man, but the children, the woman. That is the problem. She's hell. Just hell. It's not life. We are people, not animals. But at this border campsite, there's no proper facility to take care of these people. So they have been spending in hundreds, nights after night, with women and children under the rain, in the open sky, days and night. And there doesn't seem to be a resolution for their sufferings. No life, no happy. No food, no drink. It's money. Money buy drink, food. It's no money. There are so many people and kids that when you watch them, you just get sadder, and it's so disappointing that we had a little bit of hope that we might just come here or and maybe have a better life. But know that we are here, we are stuck. And we have seen in this last day a tremendous increase in number of cases we have treated. In 4 days, for example, we have treated more than 750 people, out of which dramatically 120 were children under 5. I have just been informed by our medical teams that every week we have pregnant women that we are referring to the hospital, and they complain that they don't feel their uterus. Basically, they are not feeling their baby moving. It's a case of concern, and the words actually are lacking to describe this horrible situation that is happening just at our borders. Why the border closed? Why? We are Syrian people. My country and all of these people is destroyed. My home is destroyed. Every day is bomb. Which part of Syria you come from? Aleppo. 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 Three helicopter, bomb. Every day. What we can do? We have no choice. Ho sentito Bossi che diceva che forse la cosa più pratica era sparare direttamente sulle navi che arrivavano. Bene, la cosa è stata realizzata. Io ho raccolto persone sparate sui barconi. Noi abbiamo raccolto un ragazzo di 26 anni morto all'impiedi perché non aveva lo spazio per cadere, con la moglie di 23 anni accanto e un bambino di 3 anni. Io in questi 2 mesi ho avuto a che fare con una grande quantità di funzionari, di poliziotti, di carabinieri. Allora, ci sono persone straordinarie che sono capaci di fare attenzione, e poi ci sono i burocrati che pensano solo alle loro regole, ai loro numeri. È una questione di essere persone. Qui facciamo il primo cordone sanitario, cioè chi è sano, la polizia li comincia a mandarli nelle varie strutture anche fuori città, fuori regione, mentre quelli malati vengono trattenuti nelle nostre strutture fino a quando abbiamo certezza che possono muoversi sul territorio nazionale liberamente. Pericoli, diciamo, per la popolazione non ce n'è, abbiamo avuto pochissimi casi e subito bloccati, trattati, eccetera. Lavoriamo per l'identificazione dei vulnerabili, dei minori, il ricongiungimento familiare, e inoltre facciamo anche un'informativa legale, ovvero quelli che sono i loro diritti una volta arrivati in Italia. Durante il governo Berlusconi, 3-4 anni fa, in Italia avvenivano i respingimenti. Questa è una pratica illegale. Qualsiasi barca che sia in difficoltà deve essere soccorsa.
tutti gli esseri umani hanno diritto a fare la richiesta di asilo. Dopo la tragedia dell'ottobre scorso, l'Italia decide di costituire questo progetto Mare Nostrum per vedere e valutare le condizioni della gente e aiutarle in caso di necessità. È gente che avrebbe diritto a chiedere asilo a terra, non dovrebbero venire a fare i viaggi della morte. Le persone partirebbero lo stesso, ma senza Mare Nostrum avremmo semplicemente molte più vittime. Una volta che loro vengono appunto registrati come richiedenti asilo, poi c'è il servizio centrale che li smaltisce e li indirizza nei vari CARA o progetti SPRAR di tutto il territorio italiano. Il CARA è un grande centro dove vengono concentrate moltissime persone. Invece nei progetti SPRAR i richiedenti asilo vengono affidati a un'associazione che se ne prende cura in numero molto minore, in modo molto più radicato in un territorio. Quindi si prevedono molti più contatti con le persone. L'apporto del volontariato è indispensabile, è fondamentale, altrimenti si rischia di trasformarli in numeri. Se tu fai attenzione hanno tutti i numeri, quindi già c'è il rischio che vengano trattati come cose che più che persone. Noi siamo non soltanto insomma occupati a dare la bottiglietta d'acqua, ma cerchiamo subito un primo approccio con i bambini, con le madri, cerchiamo di capire poi dove questi andranno smistati. Magari le istituzioni non sono subito pronte a dare un'altra collocazione e questi ragazzi si trovano per lungo tempo a stare in queste brandine nella palestra e quindi lì scatta la crisi. Per cui ecco, anche la parola detta bene, la parola di speranza, è quella che insomma ci impegna anche psicologicamente. Se sono siriani hanno più soldi e quindi stanno nei barconi nella parte alta, mentre gli eritrei, i somali, la povera gente sta sotto, vicino ai motori, e quindi si ustiona, muore asfissiata, come è successo allo sbarco prima. Abbiamo preso un ragazzo di 23 anni morto per asfissia perché provava a salire sopra e gli scafisti lo prendevano a calci e lo ributtavano giù. E quando ripetono la cosa un paio di volte tirano fuori le pistole e sparano, qualche volta li gambizzano, qualche volta gli sparano in testa e li buttano a mare. Io direi di venire a vedere queste cose qui a Salvini. Le richieste d'asilo, noi pensiamo di essere invasi, assolutamente, noi siamo al quarto posto in Europa per richieste d'asilo politico dopo Germania, Francia e Olanda. È la conferma che quasi tutti coloro che sbarcano sulle nostre coste non hanno alcuna intenzione di fermarsi in Italia, ma vogliono raggiungere amici e familiari in altri paesi europei. Il permesso scade l'11 ottobre. Alla fine hanno vinto loro, hanno vinto i circa 150 cittadini di Gorino, piccola frazione di Goro, siamo nel Ferrarese, che ieri notte sono scesi in strada e hanno eretto barricate per impedire che 20 profughi, 12 donne, di cui una incinta e 8 bambini, arrivassero all'ostello del paese requisito dal prefetto di Ferrara per la loro accoglienza. Intorno alla mezzanotte è arrivata la notizia, quelle donne e quei bambini verranno dirottati in altre strutture della provincia, non saranno più portati lì dove inizialmente era stato deciso. La protesta dunque ha sortito il suo effetto. Nessuno tra prefettura, carabinieri, polizia e sindaco è riuscito nell'opera di mediazione con chi protestava. Meglio non calcare la mano, ha detto il prefetto di Ferrara, in una situazione in cui la tensione era salita alle stelle. So che si sono rifiutati di aiutarci. Abbiamo capito che qualcosa è andato storto. Non lo so però perché ci hanno rifiutato. Abbiamo bisogno di aiuto, di assistenza. Io sono venuta in Italia per cercare protezione. Scappavo da Boko Haram. È difficile vivere in un posto dove ti bombardano in continuazione. Una mia amica mi aveva detto che mi avrebbe portato in Italia. Invece, quando sono arrivata in Libia, ho scoperto che mi aveva ingannato. Volevano farmi restare in Libia per fare la prostituta. Io mi sono rifiutata. Ho detto no. Prima mi hanno minacciato, poi mi hanno rinchiuso in una stanza, picchiato e buttato acqua bollente addosso. E guarda, questo è il risultato. Vita, noi chiediamo solo di vivere. Non è stato facile, il viaggio in barca è stato duro per me. Io sono incinta.
Avevo lasciato la Nigeria insieme a mio marito, ma in Libia ci siamo persi. Aiutatemi a ritrovarlo, mi manca. A Ferrara ci hanno rifiutato. L'ho saputo dopo che non ci volevano. Io non penso che riuscirei a rifiutare qualcuno, sapendo che ha fatto un viaggio in cui ha rischiato di morire. Ma non è una protesta per i migranti, è una protesta per lo Stato, contro lo Stato che ci sta ordinando di fare cose. Questa è diventata una dittatura, ci espropriano le cose. Chi ci dice che un domani non ci vengano ad espropriare le case di proprietà? Uno ha una seconda casa che si è fatto un mazzo tanto per farsi una seconda casa al mare, gliela espropriano perché ce l'hai vuota, è una seconda casa, mettiamo chi vogliamo noi, ma metteteveli a casa vostra. Ma non è questione di razzismo per una signora, un signore o un bambino. Anzi, li dobbiamo aiutare, ma secondo me li dobbiamo aiutare a casa loro. Razzismo, non c'è razzismo, noi siamo tutti amici e ci conosciamo tutti, non c'è razzismo. Ci dispiace per queste persone che non hanno potuto venire qua. No, non è che non sono potute, non le avete cacciate via. Vabbè, ma le abbiamo cacciate non è perché vogliamo cacciarle via, perché non abbiamo neanche il posto dove ne mettiamo, siamo paesi piccoli. Senta, voi siete un posto che storicamente è una terra di emigranti, cioè... Il Veneto, il Polesine. 50 anni fa, insomma, se vogliamo riferirsi. Ho capito, ma può tornare quel tempo, se faranno con voi. Da noi c'era proprio la miseria, adesso che c'è da prendere la giornata, non andiamo via, restiamo a casa nostra. No, ci siamo organizzati in 7 minuti esatti. È successo che è stato requisito un ostello, questo ostello è di importanza vitale per quanto riguarda la recettività di questi due paesi. Attraverso questo ostello noi riusciamo a completare quelli che sono 55 posti letto, quindi ad accogliere i pullman. Se viene a mancare una parte di questa recettività, noi perdiamo una parte fondamentale dell'apporto turistico che viene ai nostri paesi. Anche adesso a ottobre avevate gli hotel pieni? Ma là c'è scritto che è stato requisito fino al 27 di febbraio. Anche i bambini di Chernobyl, quando c'era tutti quei bambini che avevano bisogno una cosa per cambiamento dell'aria, che erano così, sono venuti anche qui i bambini. Noi abbiamo aiutato tutti con la nostra solidarietà, nel nostro modo di fare, con le nostre possibilità che potevamo fare. Ma qui dicono ci portavano 8 donne incinte una cosa all'altra. Questa donna che partoriva, abbiamo il dottore un'ora al giorno noi che viene qui. Come faceva? Chi l'assistiva? Chi faceva? Chi la portava? È 3 giorni che siamo qui. Perché? Perché non vogliamo profughi. Perché non volete i profughi? Perché non vogliamo profughi. E basta. Tutta questa gente, quando finiranno i finanziamenti, quando finirà tutta la lobby, queste persone restano qui come? Ho detto, manca l'ufficialità del sindaco, ma comunque, quanto sempre, il prefetto si è reso disponibile a una ricollocazione più idonea di queste 12 signore o quelli che erano. Il bambino sta spingendo. Sta. Adesso. Adesso. Sì. Siamo vicini. Ecco Betlemme. Siamo arrivati. Troveremo un posto. Te lo prometto. Dio sia con te. Per favore, ci sarebbe un posto dove stare per me e per mia moglie. Mi dispiace, ma qui non è possibile. Per favore, c'è una locanda. Un posto dove stare. Mia moglie, ha le doglie, c'è un posto per noi. No! Aprite, per favore! Vattene! Aiuto! Ti prego, signore. Signore, non avrai cura di noi. C'è qualcuno? Aiutateci! Lasciateci in pace! Giuseppe! Giuseppe! Maria! Maria! Aiuto! Ti supplico! Non voglio entrare in casa tua! Basta un posto qualunque!
Non posso darti altro. Melchiorre, Gaspare. Una stella apparirà nella notte. Mm-hmm.